Un evento imperdibile per gli amanti dell'arte, i Geni del Cilento, una mostra di pittura e scultura organizzata da ABC, Ambiente, Benessere e Cultura, presieduta dal senatore Franco Castiello in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, presso il Palazzo Vescovile, che si protrarrà per tutto il mese. Celebra la ricca tradizione artistica del Cilento attraverso le opere di alcuni dei suoi più talentuosi pittori e scultori. La rassegna presenta un panorama variegato e affascinante del paesaggio cilentano, capace di suscitare emozioni, sentimenti e passioni. Le opere esposte offrono uno spaccato unico di questa terra, reinterpretata attraverso gli occhi e la sensibilità degli artisti. Tra i protagonisti dell'evento figurano nomi di grande rilievo: Donato Rocco Cardinale, Elio Di Sevo, Giannino Faticati, Agnello Nello Iannotti, Augusto Lenza, Giuseppe Mautone, Mario Romano e Maria Palma Sorrentino. Questi artisti con le loro opere catturano l'essenza del Cilento, esprimendo con forza e delicatezza le bellezze naturali e le tradizioni culturali di questa regione. Abbiamo preso questa iniziativa come associazione ABC, che è un'associazione nata di recente con una finalità culturale. Noi vogliamo diffondere la cultura sul territorio e uno degli strumenti più importanti è quello di far conoscere la produzione artistica del territorio, perché questo fa parte poi dell'identità culturale, fa parte del patrimonio identitario culturale di una comunità. Perché questi autori appartengono a questa comunità, sono nati nella nostra terra, esprimono la cilentanità come sensibilità particolare che si traduce poi in un estro creativo, sia nelle opere scultoree sia nelle opere pittoriche. Ed è una vetrina importante perché ci sono autori molto affermati, ma ci sono anche degli autori, questo vale soprattutto per i giovani, che sono degli autentici talenti ma non ancora riconosciuti in quanto tali. Ora per essi le occasioni diventano preziose, occasioni come questa, perché un giovane se non ha la fortuna di entrare in contatto con un grosso mercante d'arte, se le sue opere non hanno la fortuna di entrare in una scintillante vetrina di un grosso negozio d'arte, è difficile che poi venga conosciuto, così dicasi per le mostre. Ora la nostra vuole essere una vetrina soprattutto per le future edizioni, per i giovani artisti, ma cominciamo per così dire dai vecchi nel senso che sono oramai personaggi consolidati, personaggi che culturalmente solidi, perché hanno dato un grosso contributo, ripeto, alla cultura del territorio. E noi abbiamo in questo modo la possibilità di far conoscere queste opere che vanno dal naturalismo di tipo impressionistico fino all'espressionismo e successivamente al simbolismo e, perché no, all'astrattismo. Quindi percorrono, come stilemi un arco temporale che parte dalla fine dell'Ottocento e arriva fino ai nostri giorni. Abbiamo anche opere di autori nati a Vallo della Lucania che hanno prodotto per Vallo della Lucania ma che hanno poi concluso la loro attività all'estero. Abbiamo il caso per esempio di Mautone, il quale fece fortuna poi a Caracas in Venezuela, e fortuna artistica intendo dire, le sue opere hanno avuto il vincolo da parte dello Stato venezuelano come opera appartenente al patrimonio artistico culturale di quella nazione con il divieto di esportazione. Ecco, questo la dice lunga sulla caratura anche internazionale dei nostri autori.